La stagione volge al termine ed è già tempo di verdetti. Una puntata quella da non perdere, questa di Spazio 5 è una puntata extra. Saremo insieme ben un'ora e un quarto per parlare di Serie C1, di Juniores, di Serie A2 e tanto altro ancora. Ovviamente con me, come ogni domenica, la bellissima Marina Gentile. Ciao Marina. Grazie Andrea, buonasera a tutti gli appassionati di Spazio 5. Serviva una vittoria all'MF per poter continuare a coltivare un sogno contro il Villa. Come è andata a finire? Guardiamolo insieme. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Manuele Sichera, giocatore dell'MF. Oggi tre punti importanti contro il Villa, tre punti che vi proiettano in testa alla classifica di questi playoff. Sì, adesso non so bene quanto sia finito il Bra contro il Castellamonte, però oggi è stata dura, noi lo sapevamo, abbiamo vinto, era quello l'importante, però loro ci hanno fatto penare, ma del resto in questi anni è stato sempre così, quando loro vengono a giocare qua ci mettono sempre in difficoltà e sono un'ottima squadra. Oggi un buon MF, ma a differenza della partita di martedì, una squadra che non è riuscita a creare così tanto come nella sfida contro Castellamonte. Era importante comunque vincere, un risultato importante contro un Villa, come dicevi tu, che non ha regalato assolutamente nulla. Sì, assolutamente sì, do sicuramente il merito agli avversari per questo e noi forse adesso ci è mancato subito Tedesco all'inizio partita, Patti come sappiamo non potrà giocare, Arena è fuori, abbiamo qualche assenza, quindi oggi secondo me abbiamo patito un po' il discorso fisico, sotto il lato fisico, loro anche erano in pochi, quindi alla fine è stata una partita un po' batti e ribatti, è andata bene così e adesso andiamo a Bra a giocarci tutto e cercare di fare nostre questi playoff. Massimo Cavieto, giocatore del Futsal Villa, purtroppo è arrivata una sconfitta contro l'MF, una sconfitta che vi estromette da questi playoff. Assolutamente sì, penso che più di così non potevamo fare, abbiamo dato proprio tutto quello che avevamo, purtroppo pochi cambi, che dire, onore al Pinerolo che ha fatto comunque un'ottima partita e noi riproveremo il prossimo anno insomma. Un Villa che è arrivato a questa sfida con tante assenze, nonostante tutto però avete messo in difficoltà i vostri avversari e come dicevi tu sicuramente un buon punto di partenza per la prossima stagione, visto che appunto questa è stata un po' una prima per tutti, un gruppo nuovo, un nuovo mister, ma una squadra che ha dimostrato di potersela giocare contro qualunque avversario. Certo, il merito di questo va a Bongiovanni che ha saputo diciamo trasformare tutti i giocatori nuovi comunque che non erano diciamo magari abituati a fare tantissimi minuti. In ottimi giocatori, oggi hanno giocato due juniores praticamente più di 10 minuti alla fine e sembra che non abbiano sfigurato insomma, quindi merito a Bongiovanni e speriamo di poter continuare il prossimo anno insomma. Leggerei subito i risultati playoff Serie C1, MF Villa 3-2, Bra Castellamonte 1-2. Abbiamo qui con noi in studio Gianluca Fea, presidente Aosta, Guido Bongiovanni, allenatore Villa. Buonasera. E Mauro Cornelli, allenatore MF. Buonasera. Grazie Marina. Pochi ma buoni assolutamente questa sera, una puntata ricca di spunti, appunto come abbiamo potuto vedere dal servizio che abbiamo realizzato al termine della partita tra MF e Villa. Mauro, dopo due giornate dei playoff di Serie C1 avete 6 punti e vista anche la contemporanea sconfitta del Bra contro il Castellamonte, è stato quasi a sorpresa, vista anche la prima giornata che vedremo poi più tardi. Diciamo che adesso è un buon bottino da conservare per la sfida decisiva di sabato prossimo. Sì, abbiamo quell'opzione del pari in più rispetto a loro, però sappiamo benissimo che queste partite qua nulla è scontato, quindi bisognerà andare là a giocarsi questa partita al meglio delle nostre forze, che in questo momento per un motivo o per un altro non siamo al 100%, sarà una partita difficile. E non dimentichiamo che con questa vittoria del Castellamonte anche loro ipoteticamente rientrano in corsa. Beh, dovreste perdere voi di 7 gol se non sbaglio. Cercheremo anche un po' questa situazione della classifica avulsa, come se ne parla tanto dopo le partite di ieri. Praticamente se voi doveste perdere contro il Bra e Castellamonte vincere contro il Villa arrivereste tutte 6 punti. In quel caso contro la classifica avulsa avete tutte una vittoria, un pareggio, quindi contro tutte e tre le squadre, conterebbe la differenza reti negli scontri diretti. Quindi a quel punto il Castellamonte, avendo perso con voi 5-1 martedì, sarebbe svantaggiato rispetto a tutte le altre due contendenti. Quindi il Bra dovrebbe vincere con almeno 7 gol di scarto contro l'MF per far rientrare il Castellamonte, quindi ci sarebbe uno spareggio Bra-Castellamonte solo nel caso in cui il Bra vincesse con almeno 7 gol di scarto. In caso contrario il Bra dovesse vincere contro l'MF di pochi gol di scarto, sarà uno spareggio Bra-MF, quindi non più come l'anno scorso che conta chi era pensato meglio in campionato. Quindi Mauro, come dici tu prima,
all'MF potrebbe bastare un pareggio, e quindi tutti questi calcoli astrusi ce li eviteremo tutti. Speriamo. Ecco, però come dicevi tu, questi playoff assolutamente, playoff apertissimi. Abbiamo visto ieri al Palatucci un Villa che, dopo la sconfitta per 5-0, poi ci faremo dire da Guido come è andata a Bra, è venuta comunque a giocarsi la partita a viso aperto, senza regalare nulla, anche loro con tanti problemi di organico. Sì, diciamo che noi quando giochiamo col Villa è una squadra che patiamo molto. Noi abbiamo preparato la partita di sabato, giovedì in allenamento, pensando che Guido non la giocasse così alta la partita, perché sapevo della squalifica di Giuliano, dell'infortunio di alcuni suoi giocatori, quindi sapevo che erano in pochi. Invece è venuto a giocare la partita alta, aggredendoci, e noi siamo andati anche in difficoltà. E poi si è fatto subito male Tedesco dopo 7-8 minuti, quindi abbiamo giocato senza un centrale difensivo di ruolo. Poi, che... Mauro, permetti, vogliamo fare gli auguri a Francesco Patti, qui dagli studi di Spazio 5. Francesco, che ieri non era la partita perché aveva qualcosa di più importante da fare, andarsi a sposare. Sì. Quindi farei gli auguri a Francesco e a Chiara. Sì, sì, sicuramente. Ieri... Penso che tutti voi siete poi scappati dopo la partita, esatto, al matrimonio. Esatto, siamo andati al matrimonio, quindi tanti auguri a Francesco e Chiara, sicuramente. È innegabile che a livello sportivo un giocatore come Patti non si può regalare a nessuno. Non si può regalare a nessuno, in qualsiasi squadra giocasse. Certo. Non è indiscutibile questo. Ecco Guido, ieri tu hai guardato la partita dalla tribuna, Mauro questa volta non ti ha raggiunto come hai fatto tu nell'ultima partita di campionato. Ecco, una squadra la tua che, io ho parlato poi a fine partita, avesse chiuso il primo tempo in vantaggio non avrebbe rubato nulla. Sì, noi abbiamo fatto bene in campionato, bene queste due partite di playoff, soprattutto nel primo tempo, fino a quando diciamo le forze ci hanno aiutato. Poi la carenza di organico chiaramente nella seconda parte della partita, la stanchezza viene fuori e di conseguenza vengono fuori gli errori difensivi in fase offensiva. E martedì scorso a Bra abbiamo disputato un ottimo primo tempo, abbiamo terminato la partita, il primo tempo in svantaggio, però se avessimo, come sabato, come ieri, se avessimo finito in vantaggio noi il primo tempo, nessuno avrebbe avuto da ridire. Nel secondo tempo poi siamo rimasti con un uomo in meno a fine primo tempo per l'espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, e di conseguenza avevamo due cambi durante la partita, con l'assenza ancora di Giuliano alla fine del primo tempo. Siamo rimasti un pochino svantaggiati da questa decisione arbitrale, peraltro che non ha condiviso nessuno, e di conseguenza poi il Bra in contropiede ha sfruttato la sua arma migliore, che è appunto il contropiede, e la partita è finita poi 5-0. E ieri invece siamo riusciti, ed era quello che ci tenevo, a tenere comunque sempre viva la partita. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e siamo andati a riposo sull'uno pari, e poi loro sono più squadra, sono venuti fuori, hanno sfruttato chiaramente alcune giocate importanti, e diciamo che poi negli ultimi 10 minuti, nella seconda parte del secondo tempo, un po' per la disperazione, un po' per la voglia di recuperare il risultato, ci siamo un pochino sbilanciati, e è inevitabile che abbiamo preso il gol in contropiede. Però l'importante era comunque fare una prova dignitosa, e da questo punto di vista sono più che soddisfatto. Beh, poi abbiamo visto anche che hai fatto debuttare due giovani a fine partita, vuoi un po' anche per necessità, visto anche le gravi assenze che avevi durante la partita, quella di Giuliano, di Muro assente, appunto due giocatori importanti. Sì, diciamo che questi playoff sono capitati nel periodo dell'anno più disgraziato per noi, perché comunque oltre alle assenze del girone di ritorno dei vari Adile e Alemandri per infortunio, si è aggiunta a fine campionato quella di Muro, che in un amichevole si è procurato la frattura del quinto metatarso del piede, e quindi già avevamo una rosa striminzita. Ovviamente abbiamo affrontato queste partite così, con pochi uomini a disposizione, ed era giusto comunque dare spazio
a dei ragazzi che comunque, giovani, che si allenano con noi con regolarità, diciamo, dall'inizio dell'anno, e quindi hanno avuto questa possibilità di mettersi in mostra, e come ha detto Mauro, non hanno assolutamente sfigurato. Chiaro, adesso ci sarà quest'ultima sfida contro Castellamonte, forse anche un po' per l'orgoglio, penso che la tua squadra proverà ad espugnare qui il campo del Castellamonte, che ha ancora una minima speranza di qualificarsi almeno allo spareggio per i playoff nazionali. Ah, sicuramente andiamo lì per fare la nostra partita, recuperiamo Giuliano dalla squalifica, per cui se non altro abbiamo un'opzione in più di cambio, però abbiamo comunque voglia di togliere lo zero dalla casella dei playoff. Chiaro che per noi è una partita che non conta niente, però conta per il morale, tutta una serie di motivi, certo. Ecco Guido, sarà importante anche tenere alto il morale dei ragazzi anche in vista del prossimo anno. Quest'anno sono state gettate basi importanti per un progetto assoluto ambizioso, quello di Guido Berardo, e poi ci dirai se Guido Bongiovanni rimarrà a Villafranca oppure meno. Ma questo non so ancora darti una risposta, perché con Guido Berardo non abbiamo ancora parlato di questo. Ovviamente è tutto rimandato a fine playoff, quindi vedremo un pochino da farsi. Ecco, ma tu come ti sei trovato a Villafranca? Molto bene, mi sono trovato molto bene, sì. Ho trovato un gruppo di ragazzi giovani che avevano voglia comunque di imparare, e mi hanno, diciamo, seguito abbastanza, e sono molto soddisfatto. Poi comunque i risultati sono quelli che danno proprio il riscontro se abbiamo lavorato bene, insomma, e quindi da quel lato lì sono molto soddisfatto. Ecco Mauro, invece per te adesso si tratterà di preparare una settimana decisiva. So che la società, e questo lo dice da tempo, vuole arrivare più lontano possibile, vincere il campionato quest'anno era praticamente un'impresa epica, però i playoff sono sicuramente un obiettivo importante, e adesso bisogna essere concentrati, andare a giocare a Bra, dove sicuramente sarà una battaglia, perché so che loro, anche altrettanto come voi, vogliono puntare a tornare in Serie B, e quindi poi da lì in poi ci sarà un'altra avventura che partirà, e non sarà affatto semplice, però credo che la squadra, se riuscirà a recuperare tutti i sei uomini in un accettabile stato di forma, come vi ho visti per martedì, ma vedremo poi più tardi le immagini, credo che l'MF possa arrivare lontano in questi playoff. Sì, non per sabato. sabato purtroppo le assenze ci sono e rimangono, e come ti ho detto prima, è noi anni che ci proviamo a fare questo benedetto salto di categoria, e sabato andremo a fare la partita dell'anno, è innegabile. Come è innegabile che, per come gioco io, per come giochiamo noi, abbiamo assenze importanti, loro ce la metteranno tutta, noi ce la metteremo tutta, e io mi auguro, come ho detto prima, che quel punticino arrivi finalmente per far sì di recuperare gli infortunati per andare avanti nella fase nazionale, per arrivare a questa benedetta Serie B, che anni che gli corriamo dietro. Ecco, visto che oggi abbiamo la fortuna di avere due grandi mister, oltre a un grandissimo presidente qui con noi, ecco Mauro, come si prepara una sfida del genere in settimana? Ma guarda, io questa settimana, questa passata, ho preparato le due partite in maniera discreta, suppongo, i ragazzi mi hanno seguito, abbiamo fatto molto bene. Sabato ci devo ancora pensare, ti devo dire sinceramente, perché su tre centrali difensivi non ho neanche uno, per come gioco io è sicuramente un problema, è come chi ha un pivot che gioca solo col pivot e non li ha, deve qualcosa cambiare, quindi ci studieremo sicuramente qualche cosettina. Penso che, come hanno fatto bene i ragazzi sabato a turno, si sono sacrificati in quel ruolo che, per come giochiamo noi, ripeto, è fondamentale, certo. E poi vediamo cosa succede. A turno i ragazzi dovranno farmi questa cortesia, questo sacrificio, e prepareremo gli allenamenti di martedì e giovedì a rotazione, per fare in modo che tutti si trovino in quella situazione lì, perché nella partita ci sarà bisogno di tutti, questo è l'unico dato sicuro che ho in questo momento. Ecco, un Bra che ha fatto un grandissimo campionato, ricordiamolo sempre, arrivando alle spalle di un Carmagnola strepitoso, una squadra che è riuscita a mettere in difficoltà i campioni poi della Serie C1, battendoli sia in Coppa all'andata che appunto mettendoli in seria difficoltà anche durante il campionato. Mauro, secondo te
qual è il punto debole di questo Bra e chi ti preoccupa di più? C'è un Prudente in uno straordinario stato di forma anche. Ma Guido prima ha detto una cosa simpaticissima, ha detto poi i risultati danno sempre poi alla fine il resoconto di quello che uno fa, nel bene e nel male, giusto o sbagliato che sia. È innegabile che quando loro hanno un Prudente che ha fatto 50 gol, un Ongari che ne ha fatti 40, adesso non so di preciso, e che hanno nel contropiede e nella precisione sotto porta la loro arma fondamentale, bisogna stare molto molto attenti. Poi può piacere come giocano, non giocano, ogni squadra ha il suo modo di giocare, però io anche sabato con Guido su quella situazione che diceva lui, che si sono dovuti salire per cercare di recuperare la partita, siamo arrivati per l'ennesima volta 4-5 volte davanti a Fabbri, non siamo riusciti a far gol. Beh, anche per la bravura di Claudio, ovviamente. Sicuramente. Anche per la solita imprecisione delle mete sottoporta. Sicuramente. Che ormai è diventato un tormentone. Tra martedì e sabato è stato veramente un tormentone incredibile. Noi non abbiamo quelle caratteristiche lì. Loro sì, loro hanno questo ragazzo che, come gli lasci mezzo metro, ti ha fatto gol. Calcia molto bene, bisogna stare molto attenti. E quindi bisognerà prepararla bene. Prepararla bene, noi arriveremo lì, troveremo una squadra arrabbiata che ha perso sabato, che avrà voglia di riscatto, e dobbiamo essere altrettanti bravi noi con la voglia e la determinazione di fare questo punto che ci conceda la possibilità di andare avanti. Assolutamente. Visto che parliamo sempre di playoff, Marina, vediamo sì. Cosa è successo invece martedì, visto che Mauro ne parlava poco fa. Sì, infatti partono i playoff, MF e Castellamonte, due squadre per un unico obiettivo, la Serie B. Chi l'avrà spuntata? Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Franco Manassero, presidente dell'MF. Franco, era importante subito partire bene in questi playoff e oggi la squadra ha dimostrato di essere assolutamente in forma. 5-1 al Castellamonte è un risultato che poteva essere anche più ampio. Sì, infatti l'unico rammarico è che per fare 5 gol abbiamo dovuto fare 15 occasioni, però va bene così. L'importante era partire col piede giusto, era fare 3 punti, ci siamo riusciti, siamo in un ottimo stato di forma, speriamo di continuare così. Ecco, oggi una squadra che ha dimostrato davvero di potersi giocare questi playoff fino in fondo. I Bra ha vinto 5-0, quindi due squadre a 3 punti. Sarà decisivo vincere sabato contro il Villa e poi giocarsi tutte le carte nello scontro, forse quello decisivo contro il Bra. Assolutamente sì, i playoff sono così, bisogna vincerle tutte, non stare a guardare i risultati degli altri. Siamo partiti bene, abbiamo ancora due partite, dobbiamo fare 6 punti. Cristian Negrofrer, portiere del Castellamonte. Cristian, purtroppo non sono servite neanche le tue parate per evitare un passivo molto pesante qui al Palatucci. Un 5-1 che di fatto complica molto la vostra strada in questi playoff. Eh beh sì, stasera abbiamo fatto ridere. È andata bene, che sembravamo una squadra che non merita di disputare questi playoff, sia a livello di intensità, di concentrazione, non ci siamo proprio stati. Ci sono delle attenuanti perché purtroppo abbiamo fatto un campionato strepitoso, siamo arrivati a questi playoff con parecchi problemi perché siamo pieni di infortunati. Non ci siamo potuti preparare per questa partita per via degli infortuni, con parecchia gente che ha recuperato in questi ultimi giorni, e i risultati sono questi. Poi quando giochi contro queste squadre o giochi con la loro intensità, con la loro foga, o altrimenti ti mettono sotto, e il risultato è bugiardo perché doveva finire 15-14-1, è stata un'ecatombe per noi, però noi siamo consapevoli di aver fatto un gran campionato. Comunque non sarà questa partita a cambiare il nostro destino, comunque devo ringraziare i miei compagni e tutti per quello che abbiamo fatto. Detto ciò, abbiamo ancora due partite e dobbiamo onorarle, non facendo le prestazioni di questa sera sicuramente. Ecco, potrebbe essere, come dicevi tu, questo finale di campionato e questi playoff un punto di partenza per l'anno prossimo a Castellamonte? Sì, sicuramente, questa è stata una partita, no, comunque non cancella quello che di buono abbiamo fatto. Siamo cresciuti, non dimentichiamoci che l'anno scorso siamo partiti da un play out, salvandoci l'ultima giornata con praticamente gli stessi giocatori, quindi abbiamo fatto tanto. Poi queste partite bisogna arrivare con un'altra testa, ci va un'altra preparazione e anche forse poi più d'esperienza da parte di tutti, da parte mia, da parte dei miei compagni, e comunque ci possono anche stare. Penso che in un processo di crescita ci possano stare anche queste batoste. Risultati playoff Serie C1, MF Castellamonte 5-1, Bra Villa 5-0. Grazie Marina. Ecco Mauro,
Tra l'altro il risultato di martedì poteva essere anche più ampio. Contro Castellamonte avete sbagliato, credo, almeno 10 palle gol clamorose, a parte i pali e i tiri liberi sbagliati. Sì, martedì abbiamo fatto, consentimi di dirlo, forse una delle migliori partite dell'anno. Come determinazione, come grinta, come modulo di gioco, come soluzioni di gioco. Loro forse hanno pagato un pochettino la classica prima partita dei playoff. Loro giocano in un campo piccolo, in un campo grande, quindi abbiamo anche preparato queste soluzioni di cercare di allargare il più possibile. E poi una volta passati in vantaggio, loro sono saliti alti e quindi abbiamo avuto buon gioco. È veramente la solita solfa. Ci siamo mangiati tanti gol, ma non ha importanza. L'importante era che i ragazzi facessero una prestazione all'altezza di questi playoff, l'hanno fatta, sono stati bravissimi. E dalle immagini si vede che abbiamo fatto 3-4 gol sempre con giocate collettive, quindi sono veramente contento di quello che hanno fatto, così come sapevo che avremmo avuto una flessione sabato, era innegabile a livello mentale. Ecco, però quanto è importante partire subito bene in questi playoff, anche perché una sconfitta come questo per il Castellamonte vorrebbe dire praticamente essere tagliati quasi fuori dai giochi. Purtroppo sì, e i playoff, sbagli una partita, 80% sei fuori, e quindi non sempre, l'abbiamo detto tante volte, non sempre il playoff li vince chi è più bravo, magari li vince chi in quel momento magari in una condizione fisica migliore, chi ha un bricciolino di fortuna in più, oltre che sicuramente avere la fortuna, come dici tu, di partire col piede giusto per non avere poi sul groppone l'ansia di toccare la palla tutte le altre partite, che poi può più non dipendere da te, certo, il risultato finale perdendo una partita. E infatti, diciamo, quelli che adesso stanno meglio siete sicuramente voi, agevolati anche dal Castellamonte che vi ha fatto poi un regalo ieri pomeriggio. Sì, sicuramente. Sono andati a giocare lì la partita, ho saputo tra l'altro anche senza Giovanni La Rosa, era via per impegni di lavoro. Si sono ripresi immediatamente dalla partita di martedì, hanno sicuramente riscattato questa brutta prestazione, considerando l'ottimo girone di ritorno che hanno fatto. Certo, la miglior squadra del girone di ritorno. Sicuramente. E per poco siete stati quasi lì a batterli all'ultima giornata di campionato in casa, perché Castellamonte, che in casa praticamente ha fatto un cammino quasi perfetto. Sì, non hanno mai mollato, è stata una bella partita, viso aperto. Eravate vantaggio di 3 gol, se non sbaglio. Sì, eravamo 3-0, poi 3-1, 4-1, anche lì abbiamo mangiato qualche cosettina, loro non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino alla fine, ci hanno pressato, attaccato e poi è uscito questo pareggio giusto. E per poco, tra l'altro, non facevano anche la beffa agli ultimi secondi, se non sbaglio. Sì, poi c'è stata quell'occasione alla fine. Per cui è una squadra che ha sicuramente meritato questi playoff e non mi stupisce più di tanto il risultato di sabato, sinceramente, certo, nel senso che sono tutte partite dove su partita secca può succedere di tutto. Ecco, Mauro, ma secondo te il Castellamonte è veramente la sorpresa di questo campionato? Cioè, pochi forse se lo aspettavano così in alto. Una buona squadra con un ottimo mister come Beppe Vassallo, Giovanni La Rosa, giocatori che sono cresciuti tantissimo, che sono da Castellamonte da tempo, appunto penso a Greg Ruffer, che è anche il merito suo se il passivo è rimasto per il Castellamonte più basso di quello che forse poteva essere, Creschetti, Minneci, ragazzi. Sicuramente, bravo. Poi consideriamo che all'inizio dell'anno sono partiti molto male, esatto, quindi hanno avuto la pazienza e la costanza di aspettare i frutti del lavoro che facevano. Io non dimenticherei il mio amico Bongio, però, che senza la perdita di Adil, che è molto importante, forse viene sottovalutata. Glielo facciamo dire a lui. Esatto, una squadra che gioca molto bene, che ti mette sempre in difficoltà e che ha avuto una perdita importante per questo ragazzo che fa gol, difende, attacca. E poi gioca 60 minuti quasi. Gioca 60 minuti e la dimostrazione di un ottimo lavoro è stato quello di sabato, dove con una formazione largamente rimaneggiata ci ha fatto sudare le fatidiche 7 camicie per riuscire a portare a casa il risultato. Ecco Guido, partiamo da quello che diceva prima Mauro. Ovviamente ti fa l'assist perché so che siete grandi amici e siamo riusciti a portarvi in coppia qui questa sera. Ecco, quanto ti avrebbe fatto comodo un ragazzo come Adil in questi playoff e in questo finale di stagione? Sì, no, ci avrebbe fatto comodo sicuramente nel girone di ritorno e nei playoff. Indubbiamente è un giocatore che quest'anno è proprio esploso, per cui era diventato proprio fondamentale, però è andato via, buon per lui perché comunque è andato a disputare un campionato di Serie A in Francia e a quanto sento sta facendo anche bene, quindi siamo tutti contenti per lui.
E sono contento che comunque la squadra non abbia sofferto più di tanto la sua partenza, perché comunque io mi aspettavo un calo, mi aspettavo sicuramente qualche risultato negativo in più, perché comunque Adil era uno che nei momenti topici della partita era capace di crearti la superiorità numerica, di saltare l'uomo, di mettere i compagni in condizione di far gol lui, quindi il giocatore che ti può risolvere nel momento topico della partita appunto la partita, però devo dire che comunque ovviamente abbiamo cambiato qualche cosina come modo di giocare, e sono contento che la squadra comunque ha reagito positivamente. Questo vuol dire che comunque il gruppo che si è creato quest'anno è un gruppo valido. Assolutamente. Ecco, tornerei sempre con voi invece sulla partita di play-out che si è giocata ieri pomeriggio. Ricordiamo che a Cavagnolo si è giocata partita tra Lauriano e lo Sportiamo, vinto da quest'ultimi per 5-3. Adesso sabato ci sarà l'Alessandria che se la vedrà appunto contro il Lauriano. Secondo te, Guido, chi tra le tre rischia grosso di tornare in C2? Il Lauriano deve assolutamente vincere contro l'Alessandria. Indubbiamente il Lauriano ha perso, quindi è quella che in questo momento rischia di più. Adesso, ecco, anche però bisogna vedere cosa farà effettivamente l'Alessandria. Prima di Pasqua parlavamo di una società che aveva deciso di mandare in campo la Juniores e senza più anche Mister Mogni in panchina. Quindi bisognerà capire cosa effettivamente succederà sabato pomeriggio. Beh, se il presidente dell'Alessandria, diciamo, mantiene quello che ha detto, l'Alessandria schiererà i suoi juniores. Penso che sia l'Alessandria a questo punto qua, anche se le partite sono chiaramente da giocare, tutto quello che vuoi, però voglio dire, una squadra juniores che fa uno spareggio in un campionato di C1, penso che abbia poche possibilità di uscire vincitrice. Ecco, Mauro, tu come la vedi anche questa situazione dell'Alessandria, dove appunto sabato potrebbe esserci veramente la Juniores in campo e con tutti i giocatori praticamente lasciati a casa al termine della stagione regolare? Se ti fossi trovato tu al posto di Maurizio Mogni, cosa avresti pensato? Questa è una domanda un po' scomoda. Sì, grazie che l'hai fatta a me. Ma la faccio anche a te, Guido. No. Scomodissimo. Poi chiederò al presidente adesso, poi chiederò anche a Gianluca Fea cosa avrebbe fatto lui. Scomodissimo. Ma io le ultime notizie che so, te le dico così come le so io, poi non so se siano vere, che pare che il presidente dell'Alessandria forse sia un po' ritornato sui suoi passi su questa decisione. Non totalmente, però questo è quello che vedremo sabato. Esatto, ultimamente. Aspettiamo. È innegabile, come dice Guido, che se mandi un under 18 a fare dei play-out dove ti giochi una stagione, avranno sicuramente delle serie difficoltà, questo è indubbio. Maurizio si è trovato lì in una situazione un po' particolare e penso che non, più di questo non, cosa non poteva si può fare. Dire. Cioè, voglio dire, nel senso, si è trovato, il presidente ha preso questa decisione, lui sicuramente avrà anche cercato di convincerlo, perché è sempre importante comunque rimanere in categoria, se queste sono le intenzioni, non è quella di mandarlo under 18 sicuramente. Chiaro. Ecco, Guido, tu come ti saresti sentito? Almeno solo questo. Al posto di Maurizio Mogni? Esatto. No, vabbè, quella è, cosa devi fare? È una decisione che subisci, per cui diciamo che è un peccato. Comunque il campionato dell'Alessandria è stato un campionato difficile dall'inizio. È iniziato male, probabilmente è finito peggio, c'è stata una parentesi dove sembrava si risollevassero. Oltretutto sono andati a fare la Final Four di Coppa Italia. Ieri ha rischiato anche di vincere l'Alessandria, ha rischiato anche di vincere. Carmagnola. E poi non dimentichiamo che comunque l'Alessandria ha battuto il Carmagnola in casa sua. Il Bra. Quindi certo. Voglio dire, quando si è trattato di giocare partite con le squadre più forti, i 4-5 che conosciamo tutti hanno dato il loro apporto. Poi giocare con le squadre, diciamo, chiamiamole di seconda fascia, comunque quelle che giocano poco di fino e più col coltello fra i denti, non è semplice per nessuno.
e per quelli bravi è una cosa abbastanza difficile. Certo. Ed è un peccato che comunque che si vada a giocare i play-out con una squadra juniores, questo è innegabile. Poi, come diceva prima Mauro, non ci aspettiamo magari dei colpi di scena, siamo stati abituati a tutto quest'anno e quindi tutto potrà succedere e saremo poi qui domenica a documentare quello che accadrà effettivamente sabato pomeriggio. Quindi però comunque vediamo. Cioè le tre squadre, Alessandria, Sportiamo e Laureano, io non so il Laureano e lo Sportiamo che stimolo potevano avere di giocarsi una partita dove sanno comunque a prescindere a priori che l'Alessandria è la seria candidata a retrocedere. Cioè sicuramente, vabbè, ieri se la sono giocata alla grande, certo. Però non è giusto comunque un epilogo di questo genere. Qualora il presidente decidesse veramente di reintegrare tutta la squadra, bisogna vedere anche come la squadra reagirà a questa decisione, perché quando ti senti dire da un momento all'altro stai a casa, scendere sicuramente di nuovo sul terreno di gioco e andarti a giocare un obiettivo importante come quello che poi si è rivelato appunto poi a fine anno, quello della salvezza, non è facile sia per i giocatori sia per un allenatore, credo. No, ma indubbiamente bisogna vedere un attimino, noi ne parliamo così al di fuori perché non, certo, sappiamo le cose interne, però so che non, mi pare che non si siano nemmeno allenati dopo la fine del campionato, quindi parlo della squadra, della, certo, prima squadra, diciamo, che non, quindi non vedo anche ritornare sulle proprie decisioni, comunque non lo so come, non vorrei trovarmi sicuramente nei panni né di Monni né dei giocatori, cioè una situazione abbastanza, sì, come dicevo, tra 7 giorni ne sapremo ovviamente di più e si capirà poi effettivamente cosa deciderà la società in questa settimana. Ecco Gianluca, finalmente ti chiamo in causa. Fossi stato nel presidente dell'Alessandria, cioè facciamo il caso, tu ad Aosta ti fossi trovato in questa situazione, una squadra allestita per puntare in alto e poi a un certo punto della stagione vedi che tutto gira al contrario, cosa avresti fatto? Beh, guarda, dall'esterno diventa veramente difficile dare dei giudizi. Ti posso dire che non bisogna mai farsi prendere dall'emotività dei risultati, quindi credo che le dichiarazioni del presidente dell'Alessandria, anche se saranno confermate, comunque sono state prese dopo in una situazione di emotività che forse era meglio controllare. Ecco, però proprio perché non posso giudicare questa situazione me la cavo con una battuta. La nostra juniores è competitiva, quindi forse l'avrei fatto anch'io. Beh, forse magari la juniores della vostra si sarebbe salvata in C1, eh? Non lo so, però è anche perché la juniores oggi ha fatto fuori quota. Con i fuori quota che avete voi, che tanto sono appena partiti per la nazionale Under-21, sì, di Caverna, mi sa che anche sia Guido che Mauro li vorrebbero, certo, come della loro squadra. Certo. Ecco Marina, prima di passare anche di Aosta e di tanto altro, certo, ancora, qualche istante di pubblicità, restate con noi, a dopo. Alessandria, una realtà che vuole continuare a crescere anche tra i giovani. Ristorante La Terrazza a Rivarolo Canavese, specialità della casa, pizza al tegamino, farinata, entrecotta argentina e specialità di mare. Gems, la nuova collezione 2011 ti attende al Gems Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta gemsfutsal.it. Gems, la tua stagione al top. C'è un modo per sostenere i nostri progetti che non costa nulla. Devolvere il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi alla nostra associazione, indicando il codice fiscale 97 57 14 900 16. Sporting Bar, ristorante pizzeria, via Genova 62, a Cascinevica, Rivoli.
Salone per compleanni, battesimi e feste. Venerdì e sabato dalle 22, karaoke e disco music. Per info e prenotazioni 011 955 7797. CRD da 54 anni a servizio dei meccanici, commercio e revisione su scala nazionale di motori di tutte le marche, per vetture, autocarri e industriali, Carmagnola. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spazio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Invito a continuare a visitare il nostro sito spazio5.it che purtroppo ultimamente a causa di alcuni problemi tecnici era offline, ma da adesso in poi sarà online. Un sito che è aggiornato in tempo quasi reale, dove è possibile vedere risultati, immagini, interviste e tanto altro ancora. Bene, io lancerei subito a questo punto il servizio. La Aosta doveva vincere con 3 gol di scarto contro il Chieti per salvare la 2. Chi l'avrà spuntata? Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Lino Gomes, allenatore dell'Aosta. Lino, purtroppo un playout che non è andato bene e l'Aosta dopo un solo anno torna purtroppo in Serie B. Sì, è stata una stagione molto difficile, quando abbiamo iniziato anche bene il campionato e poi alcuni infortuni siamo calati un po' e lì la squadra è iniziata a avere difficoltà. Ma ha avuto una rivoluzione tra settore giovanile e prima squadra e noi tutti, compresi anche la società, sapevamo che sarebbe un campionato molto difficile, ma dall'inizio abbiamo detto proviamo a fare la 2 anche come esperienza, perché avevamo diciamo metà squadra che mai ha avuto l'esperienza di A2, Giulio, Cesar, Bruno, e sicuramente questi ragazzi fanno un salto di qualità facendo un campionato così. E poi diciamo che abbiamo perso 2 giocatori come Luis Bricci, che è andato in nazionale brasiliana, e Egea. E quello abbiamo pagato un po', perché la rosa deve essere ampia per fare un campionato in questo genere. Ma la società ha messo tutta, i giocatori fino alla fine ha provato, e noi dobbiamo solo ringraziare a tutti. Ecco, oggi purtroppo non è stato facile rimontare 2 gol di svantaggio che avete accumulato a Chieti, una squadra la tua che ha giocato molto bene, però forse troppo inconcludente sotto porta. Sicuramente, ma quando sei in difficoltà anche l'ansietà di fare gol ti mette la fretta di segnare, quello ci fa sbagliare. Sicuramente si vedeva la differenza dei giocatori che avevano dall'altra parte 40 anni, 39, magari erano in difficoltà ma tenevano la palla, giravano più tranquilli, ma sicuramente se facevamo gol all'inizio poteva anche cambiare il risultato, ma 2 gol si poteva anche fare con 2 pali che abbiamo preso, un po' di sfortuna, anche di sfortuna c'è stata in questa partita, ma come ho detto prima, siamo tutti insieme, la società sapeva della difficoltà, abbiamo messo tutto, devo solo ringraziare la società perché ha fatto di tutto per fare una 2 come si doveva, e niente, dobbiamo alzare la testa, che è più importante in questi sport, perché abbiamo vinto un sacco di cose, siamo stati insieme, adesso è un momento difficile, dobbiamo stare insieme.
Diciamo che quest'anno siamo riusciti a trovare dei giovani talenti come le giovanissime, allievi, e quello sarà il futuro della Aosta, quello è più importante. Francesco Cornacchia, giocatore del Chieti, una salvezza importante conquistata su un campo difficile come quello dell'Aosta, un campionato quindi che si chiude nel migliore dei modi per voi? Sì, è un'emozione fantastica, indescrivibile. Abbiamo lavorato da settembre e finalmente siamo riusciti a salvarci. Onore all'Aosta, mi spiace per la vostra squadra, però va così, questo è il calcio. Ecco, oggi una partita difficile, un'Aosta che ha tenuto in mano la partita, ma voi comunque arrivate da 2 gol di vantaggio nella gara di andata. Forse loro hanno peccato un po' troppo di imprecisione sotto porta, ma voi siete riusciti a fare comunque una grandissima partita. Diciamo che all'andata già avevamo messo un tassello molto importante sulla salvezza. Siamo venuti qui, non ci aspettavamo questa reazione da parte dell'Aosta, anche se doveva ricontare 2 gol di svantaggio, quindi era anche giusto così. Ci è andata bene, hanno giocato col portiere in movimento quasi tutto il secondo tempo, abbiamo difeso con i denti, abbiamo difeso questa salvezza come volevamo. Rientrati in studio. Gianluca, purtroppo non siete riusciti a ribaltare il 4-2 dell'andata, bastavano sì 2 gol per andare supplementari, qualora fosse rimasto quel passivo per il Chieti, l'Aosta sarebbe rimasto in Serie A2. Purtroppo è andata male, ma una squadra che ha dimostrato, nonostante la giovane età, di comunque potersela giocare in Serie A2. Beh, sicuramente l'abbiamo dimostrato, insomma, per buona parte del girone d'andata. Credo che nell'economia del campionato quest'anno, anche se non mi piace mai appellarmi alla sfortuna, perché no, ma la sfortuna una volta se la crea, e quindi non è la sfortuna poi che è decisiva. Noi siamo stati sfortunati però in una cosa, che quando abbiamo avuto gli infortuni di Lino Gomez e di Andrei Iucchio, che erano i nostri 2 giocatori di maggiore esperienza che ricoprivano il ruolo di ultimo, il calendario un po' bizzarro del campionato di A2 di quest'anno in 40 giorni ci ha fatto giocare 8 partite, cioè 3 partite infrasettimanali. Noi abbiamo avuto Gomez infortunato per 40 giorni, Iucchio infortunato per 60 giorni, in quel periodo abbiamo avuto anche altre assenze, però Gomez ci ha saltato 8 partite determinanti. Fino a quel momento noi eravamo in zona playoff. Eravate nella parte sinistra della classifica. No, infatti, ma siamo stati secondi, terzi per parecchio tempo, si è fatto male Lino, abbiamo vinto solo 1 partita su 8 e la sfortuna ha voluto che del calendario, quindi non una sfortuna di carattere certo, generale e oggettivo, nei 40 giorni successivi abbiamo giocato 3 partite. Cioè, quindi bastava che gli infortuni capitassero in maniera sbagliata, forse cambiavano i risultati, forse certo, no, perché non si può dire. Certo che questo non ci ha detto bene. Assolutamente. Poi, come diceva anche Lino, rispetto all'anno scorso vi sono mancati 2 giocatori molto importanti. Luis Prizzi, che appunto come Adidi in Francia, lui sta facendo molto molto bene in Brasile, dove tra l'altro gioca anche in nazionale, e anche Thomas Egea, che vi ha lasciato al termine della scorsa stagione. 2 giocatori che forse nell'economia della squadra, con altri 2 ottimi giocatori, forse Lino avrebbe avuto qualche cambio in più da poter sfruttare anche in quel momento sfortunato della squadra. Questo credo che non sarebbe stato possibile, nel senso che noi questi giocatori li abbiamo sostituiti con altri, certo, però li abbiamo sostituiti con altri giocatori che non avevano l'affiatamento e la preparazione che avevano invece Luis e Thomas, perché una caratteristica della nostra squadra è che, a parte Lino, fino all'anno scorso tutti i giocatori della prima squadra arrivano da almeno un paio d'anni nelle nostre juniores e under 21, ed era il caso di Thomas, che era già 3 anni con noi, è stato 2 volte campione d'Italia juniores, Luis 1 volta campione d'Italia juniores. Li abbiamo sostituiti con ottimi giocatori, perché Felipe Fumes, qua a Torino lo conoscete bene, è un ottimo giocatore, però non aveva quell'affiatamento col gruppo, quindi anche lui ci ha impiegato un po' di tempo a inserirsi. Con Leandro Spingolo, che è un altro ottimo giocatore, però anche lui ci ha impiegato un po' di tempo a inserirsi nel gruppo. Io sono convinto, come ha detto Lino, che se potevamo tenerci Thomas e Luis, e i motivi per cui non ce li siamo tenuti sono generalmente sono di tipo economico, certo, perché dobbiamo fare i conti con il nostro bilancio e con le offerte che avevano questi ragazzi. Dicevo, con loro potevamo fare come abbiamo fatto qualche anno fa, che dopo aver vinto il campionato, certo, di Serie B abbiamo fatto i playoff di A2. Esatto. E quest'anno eravamo partiti, nonostante la loro assenza, bene. Poi gli infortuni e la loro assenza hanno complicato le cose. Ecco, ma
tutti, questo lo chiediamo qui. Questo cambierà la retrocessione Serie B, gli obiettivi della Aosta? L'anno prossimo farete una squadra per tornare prontamente in A2? Ma no, noi i nostri obiettivi, la nostra programmazione è sempre la stessa, cioè noi cerchiamo di essere competitivi al massimo di quello che è nelle nostre possibilità, ma con squadre molto giovani. E quindi, come c'è successo l'anno che siamo retrocessi dalla 2, che siamo finiti nel campionato di Serie B, siamo arrivati secondi perché abbiamo trovato un Asti, diciamo, bravissima e poi ecco, stratosferica da tutti i punti di vista. Poi l'anno successivo, che non c'era più l'Asti, c'erano però altre ottime squadre come la Reggiana, eccetera, siamo riusciti a ritornare in A2 e adesso siamo retrocessi in Serie B. Ci potrebbe anche essere la possibilità di un ripescaggio in A2, credo che siano cose che valuteremo con la dirigenza, con i tecnici, anche se il nostro progetto è sempre quello di costruire delle squadre con i giovani e forse una categoria rispetto a un'altra, per una serie di motivi, potrebbe essere più indicata proprio per proseguire su questo progetto. Forse una B aiuterebbe di più i ragazzi a crescere. Sì, dipende dai punti di vista, ecco, perché certo, è una cosa che dobbiamo valutare anche sulla base dei ragazzi. Noi abbiamo, l'hai detto tu prima, abbiamo due ragazzi che sono in nazionale Under 21, hanno parecchie richieste da società molto importanti e quindi dovessimo privarci di questi ragazzi, che non è nostra intenzione, però dovessimo privarci di questi ragazzi, pensare di fare la 2 senza neanche Julio, loro ricostruendo. Noi abbiamo degli altri giovani dietro molto bravi e li abbiamo visti però, oggi ecco sì però insomma la 2 è un campionato veramente molto difficile, non che la Serie B non lo sia assolutamente, ecco, però credo che noi in Serie B insomma una squadra per lottare per i playoff ce l'abbiamo, qui in A2 ce l'abbiamo per salvarci, dovremmo scegliere cosa ci piace, punti di vista come diciamo qui. Esatto, ecco Gianluca, tiriamo fuori un'altra questione, che questa puntata, anche se è molto lunga, abbiamo tante chicche da regalare ai nostri telespettatori. Parlando a fine partita oggi, alla termine della finale Juniores, con Lino ci ha confessato la possibilità che dopo 7 anni ad Aosta potrebbero separarsi le strade tra voi e il vostro allenatore. So che ha un paio di offerte dall'estero. Quanto sarebbe? Io lo sapevo, certo, perché con Lino c'è un rapporto. Non sapevo che Lino avesse parlato di questa cosa, quindi se ne ha parlato lui, mi sento. Oppure noi siamo anche bravi a scoprire queste non notizie. Non lo so io, ecco, non lo so. Ecco, però se mi dici che me l'ha detto lui, ce l'ha confessato, ecco, non è che partita. Vabbè, la situazione è questa. Ce l'ha anche detto che il presidente ne era al corrente, quindi assolutamente lui ha anche detto che. Certo, andare via da Aosta sarebbe come lasciare praticamente una famiglia. Ma io credo che lui. Anche andando via da Aosta non andrà via da Aosta, tra virgolette, dovesse decidere di andare via, la decisione sua, è libero di fare le scelte migliori e devo dirti che effettivamente è in difficoltà perché ha delle offerte dall'estero, che sia da un punto di vista anche di esperienza professionale, lui sa che non è detto che possa trovare situazioni migliori di quelle che ha trovato qua, però comunque è un'esperienza che in un curriculum di un allenatore, di un giocatore, ecco, hanno il loro peso, sicuramente hanno il loro peso dal punto di vista economico, cioè ecco, ci sono situazioni con le quali forse diventa difficile competere, però noi con Lino, scusa se non ti lascio finire, no, perché voglio riprendere il discorso dall'inizio. Grazie a te Gianluca, perché averti qui sicuramente per noi è molto molto importante e oltre ad essere ovviamente un piacere. No, beh, ti ringrazio, però volevo collegare con la mia premessa che Lino anche andando via da Aosta potrebbe non andar via, perché noi siamo d'accordo con Lino che se anche dovesse andar via continuerà la collaborazione con lui, quindi da questo punto di vista è sicuramente molto meglio avere Lino con noi 24 ore su 24, però nello stesso tempo noi siamo contentissimi se lui fa la scelta di fare un'esperienza che è importante per lui, perché poi con i rapporti che abbiamo con lui è un'esperienza che facciamo anche noi tramite lui, quindi è una cosa che facciamo assieme, ormai c'è un legame di questo anche tipo. Perché ormai Lino veramente è quasi un valdostano. Certo, è un'istituzione per noi, certo. Ti raccontava appunto il fatto che andar via sarebbe veramente quasi lasciare appunto un pezzo di cuore, perché ormai stando praticamente a Montfleury tutto il giorno con la prima squadra, l'Under 21, la Juniores e poi ovviamente l'ottimo lavoro che stai facendo con il settore giovanile alla scuola calcio, lui diceva mi spiacerebbe proprio per i bambini mi stanno dicendo Lino rimani con noi, è un po' quello che è capitato in Brasile, mi raccontava 7 anni fa, e quindi immagino che anche dal punto di vista affettivo
anche se arrivassero veramente delle offerte irrifiutabili, sicuramente quello potrebbe influire, anche ormai uno si crea una famiglia, si crea un certo tipo di vita ad Aosta, dove si sta molto bene. Però sai, chi fa l'allenatore, chi fa il giocatore, sono scelte di tipo professionale che, cioè, io mi rendo conto per primo, nel senso, io sarei quello più dispiaciuto di non poter avere Lino con noi il prossimo anno. Certo. Mi posso consolare pensando che magari ce l'avremo l'anno successivo o l'anno successivo ancora, però sono il primo che capisco, certo, che a volte è difficile rinunciare a certe possibilità. Io la speranza che lui ci rinunci ce l'ho ancora, certo, ecco, però è una cosa che veramente affronteremo in maniera molto serena. Diceva che nel giro di pochi giorni. Sì, anche perché insomma abbiamo deciso assieme che è importante programmare velocemente questa situazione, ma che sarà fatta di comune accordo sicuramente nel momento che lui decide di rimanere, ma altrettanto se lui dovesse decidere di fare questa esperienza, insomma. Certo. Ecco, nel caso in cui facessi la Serie B con o senza Lino Gomes, con o senza Ripescagione a 2, troverei una bella novità nel calcio a 5 piemontese. Marina, leggiamo insieme un comunicato che ci è arrivato questa settimana. Molto interessante, molto direi. Interessante. Sì. Il CR di Torino e l'LD Carmagnola comunicano la decisione di unire le due società al fine di creare un nuovo polo importante per la crescita del calcio a 5 piemontese. La nuova società, che avrà sede a Carmagnola, spiegano i due presidenti Nicola Sergio e Dario Lamberti, sarà denominata CLD Carmagnola. La parte tecnica verrà assegnata al mister Pierluigi Gotta e al suo staff per la professionalità e l'esperienza maturata negli anni. L'organigramma e i dettagli della nuova società verranno comunicati alla presentazione ufficiale. Grazie Marina, anche perché abbiamo sentito i due presidenti questa settimana. E appunto nelle prossime puntate di Spazio 5, prima di salutarci per la pausa estiva, ovviamente saremo qui a spiegare quale sarà il progetto della nuova società, che a quanto pare dalle prime iscrizioni punterà in alto. Quindi Gianluca, qualora per la vostra fosse Serie B, avrete un serio avversario da affrontare per il prossimo campionato. Due società importanti, una che ha vinto il campionato di Serie C1 a mani basse, è arrivata in semifinale di Coppa Italia Nazionale, il CRD che, a dispetto di tutti i pronostici, è andato a giocarsi i playoff nazionali di Serie B e per poco non faceva il colpaccio con la Reggiana. Quindi, due belle realtà. Non c'è dubbio, ecco, spiace che, spiace che perdiamo se questo è società, il viatico per avere una società piemontese, esatto, un'altra società piemontese, perché c'è Giannasti che sta facendo benissimo. Poi diciamo che parliamo di Piemonte Valle d'Aosta, ecco, perché movimento è solo. Quindi se questo serve per effettivamente avere una società che possa calcare le orme dell'Asti, è un'ottima cosa. Spiace vedere che c'è una squadra magari del nostro comitato in meno, certo, in Serie B. È un girone di Serie B che comunque di squadre molto competitive ce ne sono già. L'abbiamo, e infatti, visto se l'Aosta non dovesse scegliere di fare il ripescaggio, non è sicuramente perché pensa che fare il campionato di Serie B sia una cosa facile, anzi, come ti ho detto, che noi pensiamo di poter avere una squadra che fa i playoff, esatto, e nei playoff ci vanno le prime 5. Certo. Anche perché quest'anno, se chiediamo a Reggiana e Lecco, che pensavano di vincere campionati a mani basse, il Tognolo invece ha fatto sgambetto a tutti e ha vinto un campionato tiratissimo, quindi con le tre davanti che forse avevano qualcosa in più. Poi anche Reggiana e Lecco, due strafavorite che contro le nostre Rossa Torino e CRD hanno sudato non poco per... Ma secondo me Reggiana e Lecco continueranno a essere dei favorite. Lecco sembra un'altra di quelle società che ha notevoli disponibilità economiche, e a volte non basta quello, insomma, l'avete raccontato anche voi prima su anche situazioni regionali, anche in altre serie. Ecco, però quello fa quello molto. Aiuta. Ecco, quello aiuta. Aiuta molto, per dire. E poi noi ci auguriamo. Noi non avremmo perso dei giocatori, certo, che oggi giocano in A1, giocano all'estero. Anche perché tu dicevi, vero, Luis Brizzi, ma anche ricordiamoci che da Osso è passato uno come Gabriel Lima, che è il nazionale maggiore, quindi voglio dire. Certo. Questo, certo, penso che per te sia un'ottima soddisfazione. Per noi è un'ottima soddisfazione. Noi quest'anno, in una stagione che, se andiamo a vedere da certi punti di vista, non è stata particolarmente soddisfacente, perché siamo, esatto, ma veramente noi siamo retrocessi dalla 2, ma non è una cosa di cui ne facciamo una tragedia. È chiaro che il nostro obiettivo non era retrocedere, certo, e quindi non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Però in una stagione come questa siamo riusciti comunque a vincere il campionato.
nato Under 21, il campionato juniores. L'anno scorso abbiamo allestito la squadra allievi, siamo arrivati ultimi in classifica, quest'anno abbiamo perso la finale con un ottimo Asti, abbiamo mandato due ragazzi in nazionale nuovi, oltre ai 7-8 che abbiamo mandato gli anni prima. Insomma, siamo comunque soddisfatti. Qualcosa di buono di questa stagione c'è assolutamente. Il lavoro di Lino è sempre stato buono e insomma non poteva che essere andare così. Meglio. Ecco, e poi noi ci auguriamo tutti che ci sia un'altra piemontese in Serie B, è vero che CRD e dell'ED Carmagnola si sono fuse nella CLD, adesso qua c'è Mauro Tornelli, noi non facciamo, appunto, vediamo cosa succederà sabato e poi facciamo solamente il tifo per la nostra squadra che riuscirà ad andare avanti nei playoff. Mauro, cioè, facendo tutti gli scongiuri del caso, toccandosi tutto quello che ci si può toccare anche in diretta, sarebbe bello l'anno prossimo incontrare squadre di questo tipo? Beh, sicuramente sì, è un'avventura diversa, con delle motivazioni diverse, con una struttura societaria di giocatori diversa, e vediamo cosa succederà alla fine di questi playoff. Io mi auguro veramente di riuscire a fare questo salto e avere la soddisfazione di giocare contro queste grandi squadre che anni che calcano il palcoscenico come l'Aosta di Gianluca. Ecco, sarebbe la prima volta per l'MF, ma sappiamo che il presidente Franco Manassero, tu per primo, i giocatori ci sperano effettivamente in questo salto che è stato sfiorato più volte in questi anni. Mauro, che sia la volta buona, insomma. Siamo noi, c'è il Bongio, Guido, c'è Castellamonte, c'è il Brai, e ti dico, io mi auguro veramente quest'anno di riuscire a fare questo salto e sabato sera ti telefono, certo, ti dico. Assolutamente, poi che mi telefoni anche perché saremo a vederla, quindi non mi telefonare perché lo scopriremo in diretta. Ecco Guido, tu che adesso sabato ovviamente giocherai una partita importante contro Castellamonte, ma dall'altra parte ci sarà il tuo amico Mauro Corneli e la tua ex squadra, il Bra. Se dovessi darmi una favorita, chi diresti? Sono venuto Mauro, in macchina con lui. Ecco, Mauro chiama te alla fine della partita. Beh, diciamo che io ho sempre fatto il tifo per Mauro, anche negli anni passati, anche quando ho vinto io il campionato facevo il tifo per lui se avessi dovuto perderlo, però così non è stato, però di contro c'è 4 anni passati a Bra che non si dimenticano, certo. Momenti chiaramente importanti per me e di conseguenza sono un pochino in imbarazzo a dare una preferenza tra queste due squadre. Cioè, anche comunque diamo anche merito al Bra, che non era facile, adesso non perché sei tu qui, perché c'è mister Nizza a casa, ripartire di nuovo da capo dopo 4 anni con te, dove il Bra ha fatto benissimo, ha vinto un campionato di C1 strepitoso. Purtroppo l'anno scorso in Serie B non è andata forse così bene come ci si aspettava, nonostante tutte le difficoltà. Però ripartire da capo e costruire un nuovo impianto di staff tecnico, comunque prendendo un ottimo mister come Francesco Nizza, come diceva anche Cavallotta alla fine della partita contro il Carmagnola, il Bra ha vinto il campionato dei normali, perché questo Carmagnola qui effettivamente era una squadra di un'altra categoria. Beh, diciamo che sì, il Carmagnola sicuramente aveva qualcosa in più di tutti e comunque l'ha dimostrato durante il campionato. Il Bra, essendo comunque una squadra che è retrocessa, aveva l'obbligo comunque di essere una delle favorite. Poi vincere non è mai semplice per nessuno. Hanno fatto un buon campionato, stanno probabilmente pagando qualcosa in questi playoff, perché anche la partita contro di noi non mi sono sembrati così brillanti come in altre occasioni, al di là del discorso del risultato. E quindi probabilmente adesso stanno un pochino pagando un po' di calo fisico. Anche perché è vero che a te manca un giocatore come Adil, ma al Bra manca un giocatore come Vandro. Non è facile anche lì. Sì, ma ne parlavo con mister Nizza prima della partita, che l'importanza di Evandro era comunque non solo come giocatore, perché stava chiaramente quando è arrivato non era proprio in condizioni ottimale, e poi strada facendo sicuramente il suo contributo l'ha dato, però un giocatore così dà contributo nello spogliatoio, in squadra, chi gioca con lui comunque non può che migliorare, certo. Chi gioca con giocatori di questo spessore qua, quindi ne hanno beneficiato tutti, e ovviamente
nel girone di ritorno, la sua assenza sotto questo punto di vista qua si sarà fatta sentire. E vedremo sabato alla fine chi la spunterà tra il Bra e mister Mauro Corneli, o se ci sarà effettivamente un altro return match al giro di pochi giorni. Marina, vediamo l'ultima parte di Spazio 5, dopo la pubblicità vedremo subito un servizio molto importante. Quindi un attimo di pubblicità, ovviamente restate con noi per non perdere la seconda parte di Spazio 5. Lo sapevate che dal 1 luglio 2009 l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio per tutti gli atti di compravendita e locazione di ogni singolo immobile? Eurostime si occupa proprio di questo. Certificazioni energetiche e perizie immobiliari. E grazie al suo team, composto da oltre 254 periti sul territorio nazionale, garantisce prezzi convenienti e velocità di esecuzione. Non a caso, i principali clienti sono banche ed istituti di credito a livello internazionale. Chiamate per un preventivo gratuito e senza impegno. Eurostime, perché pensare oltre? A Torino, BMW e Mini si dice B-Auto, il centro service tra i più grandi in Italia. Lo trovi solo da B-Auto, via Bologna, 102, Torino. Ristorante La Terrazza a Rivarolo Canavese. Specialità della casa, pizza al tegamino, farinata, entrecotta argentina e specialità di mare. James, la nuova collezione 2011 ti attende al James Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta jamesfutsal.it. James, la tua stagione al top. Derby Igiene e Pulizia. Prodotti e attrezzature per la pulizia nelle comunità. Via Liguria 16, Savigliano. Carmagnola, Vartuli Design, LD Calcio a 5, campioni nell'arredamento, campioni nello sport. Per vincere, sempre! Ogni giorno nuovi articoli sui modelli in uscita, le recensioni dei modelli sul mercato, le prove su strada, i prezzi delle auto nuove e le quotazioni dell'usato. La scelta giusta per promuovere la tua azienda nei grandi tornei di golf. Visita www.multigolf.it. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo: kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spazio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Villaggio della Fonte, via Grangia 15, Scarnafigi, telefono 0175 74205. Grafart, via Galimberti 75, Manta, per informazioni contattateci ad info@grafart.it. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Marco Cabraz, giocatore della Aosta. Marco, un'altra vittoria, un altro titolo regionale con la Aosta. Oggi una finale senza storia, è stato importante per provare a inseguire un altro sogno, quello dello scudetto. Sì, è stato molto difficile, tutto il viaggio non ce l'aspettavamo fin dall'inizio, pensavamo che era veramente difficile, eravamo dubitosi che ce la facevamo, invece siamo riusciti grazie anche all'aiuto dei fuoriquota, Cesare e Giulio, che ci hanno fatto veramente fare la differenza. Siamo contenti perché è l'ottavo anno consecutivo che vinciamo, speriamo di continuare avanti così e di arrivare a questo benedetto scudetto. Ecco, secondo te una squadra come la vostra, con l'aiuto di Julio e di Cesar, può arrivare veramente a vincere di nuovo uno scudetto che era sfuggito lo scorso anno in quelle Final Eight? È molto difficile, io lo spero veramente. Se vengono sicuramente ci possono solo dare una mano, non ci possono penalizzare, quello è sicuro. Quindi se vengono loro speriamo in bene e voilà, e si deve vincere per forza, con Giulio e Cesar non si può non vincere.
Simone Licco, giocatore dell'Asti. Oggi purtroppo è arrivata una sconfitta contro i campioni in carica dell'Aosta, una partita senza storia, ma per voi già arrivare qui in finale a giocarsi il titolo è stata, penso, una grande soddisfazione. Eh sì, all'inizio stagione non ci credevamo neanche noi. Abbiamo cominciato tutti i ragazzi che giocavano a calcio a 11, in vari settori giovanili di Asti. Per me era già il secondo anno a calcio a 5, infatti sono quello un po' più grande della squadra. Gli altri tutti 94, che ieri hanno vinto il campionato Under 16. E arrivare fino in finale è stato un grande traguardo. L'anno scorso semifinalisti, perso di nuovo contro l'Aosta e quest'anno è andata così. Noi eravamo fuori quota, il portiere era quello Under 21, però è stata una bella soddisfazione anche se abbiamo perso comunque. E sono molto contento comunque del traguardo raggiunto. Come ricordavi tu, quest'anno l'Asti ha fatto molto bene anche con il settore giovanile, un Under 21 che sta andando alla grande, l'Under 18 che è arrivata in finale regionale, allievi campioni regionali e si sta crescendo anche con i più piccolini, quindi un Asti che dopo la 1 vuole fare veramente le cose in grande anche con i più giovani. Sì, sì, infatti volevo ringraziare anche Marco Caccialupi, responsabile del settore giovanile, che ha fatto anche la scuola calcio. Il fratellino infatti gioca nei Mini Grilli, da quest'anno hanno fatto questa squadra. Under 16 molto bravi, come avete visto, tutti 94, tutti comunque alle prime armi, ma comunque con molta voglia di cominciare a fare questo bellissimo sport che è il calcio a 5. Prima squadra playoff scudetto, quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti di come comunque quest'anno hanno creato storia giovanile. Quanto può essere importante per ragazzi come voi allenarsi e comunque stare a stretto contatto come i campioni che giocano in Serie A 1? Dico solo che quando ci allena Patanè basta che dice una parola e noi subito abbiamo capito cosa dobbiamo fare. Penna, un bravissimo mister, anche Lina dell'Under 21, però Patanè comunque dice una cosa, movimento, lui ti dice già cosa devi fare, tu entri in campo e sai già cosa devi fare, senza comunque avere incertezze, comunque sbagliare le posizioni. Quindi è importantissimo comunque stare a contatto con questi grandi campioni che sono quelli della prima squadra. Eccoci rientrati in studio, vi ricordo che è possibile ancora iscriversi alla seconda edizione Torneo Loano, che si giocherà l'11 e il 12 giugno ed è sia maschile che femminile oltre che giovanili. Inoltre vi ricordo che le finali giovanissimi allievi le vedremo la prossima settimana. Grazie Marina. Ecco Gianluca, ricordavamo prima della ottima stagione della Aosta nonostante la retrocessione in Serie B, appunto dimostrata comunque dal 14-2 di questa mattina contro l'Asti. Una partita praticamente senza storia che dimostra come la società voglia puntare sul settore giovanile che penso in pochi abbiano in Italia. Beh, noi sicuramente vogliamo puntare sul settore giovanile. In Italia iniziano a esserci parecchi settori giovanili molto competitivi. Il risultato di questa mattina è in parte viziato dal fatto che nel nostro campionato juniores possono giocare fuori quota. Noi abbiamo la fortuna di avere dei fuori quota che possono giocano in A2 e quindi in un campionato juniores fanno la differenza. Quest'anno non hanno mai giocato i due più bravi non hanno mai giocato come fuori quota nelle partite del campionato juniores, però una finale, dopo aver perso la finale allievi almeno ieri, quella oggi volevamo vincerla. E poi sono credo 8 anni dal 2004 anni. Che vinciamo, esatto, sia l'Under 21 che la juniores, e volevamo per continuare. Quest'anno continuare a fare la doppietta, anche perché poi permettimi, voglio girare il coltello nella piega, l'Asti vostra bestia nera, ieri la vittoria negli allievi che vedremo domenica prossima come ricordava Marina, e poi in Under 21 nonostante la vittoria nella regular season vi hanno castigato sia in Coppa Italia dove l'Asti è arrivata in semifinale e sia poi nei playoff dove appunto l'Asti, tra l'altro ricordiamo la bella vittoria dell'Asti questa mattina per 4-1 sul Comentoniolo, quindi l'Asti che si qualifica ai quarti di finale, e facciamo l'imbocca al lupo a Erlan e a Max. Ragazzi. Certo, ma ricorda anche che hanno perso la semifinale di Coppa Italia al calcio di rigore. Esatto. Però no. Ricorda che è una cosa che ci siamo dimenticati tutti, che oggi è stata scritta una pagina del calcio a 5 italiano, perché Montesilvano, lo lascio dire a te, però ricordiamolo. Montesilvano che ha vinto la Champions League e quindi ovviamente siamo tutti contenti per questo ottimo risultato vinto dai campioni d'Italia. E ci auguriamo che il calcio a 5 nel nostro paese possa continuare a crescere e speriamo che anche prima o poi qualche piemontese arrivi a conquistare certi traguardi, e speriamo che l'Asti magari già l'anno prossimo, nulla è detto perché i playoff scudetto devono ancora essere giocati, venerdì ci sarà la partita contro la Luparense e quindi l'Asti potrà giocarsi tutto in queste partite dove può succedere tutto, la classifica viene azzerata, però primo anno di Serie A 1 potrebbe già andare bene, hanno così. Già fatto benissimo, già fatto poi un grande risulta campionato. Insomma, che stanno già facendo benissimo per l'anno prossimo, perché mi risulta che hanno già confermato il mister e hanno già confermato Gabriel Lima, che credo siano due punti molto importanti per i risultati che hanno ottenuto fino ad oggi. E sappiamo che l'Asti vuole arrivarci lì, dove forse non si può dire, però chissà che l'anno prossimo, quest'anno tutto ancora da giocare, però chissà che l'anno prossimo veramente non ci arrivi l'Asti a vincere lo scudetto, possiamo dirlo.
Ecco, quindi Gianluca, una partita, quella di oggi, che ha poco da dire, ovviamente con due giocatori come Julio e Cesar in campo, è sicuramente importante. Purtroppo però non potranno giocare, se non sbaglio, le fasi nazionali. No, sicuramente. E quindi sarà difficile riportare ad Aosta quello scudetto che avete conquistato per 2 anni di fila. Quello, ricordiamolo, non è che è successo nella preistoria, è successo 2 e 3 anni fa. Certo, quindi... certo. No, noi... devo dirti che quest'anno abbiamo iniziato a lavorare con i ragazzi più giovani. Noi abbiamo perso la finale allievi, avevamo soltanto 3 ragazzi su 12 in limite di età allievi, certo. Gli altri erano tutti più giovani. Oggi nella finale juniores, a parte i 2 fuori quota, degli altri ne avevamo soltanto 2 in età juniores, certo. Gli altri erano tutti più giovani, tra cui 6 o 7 di quegli allievi. Che hanno già giocato ieri negli allievi, certo. Quindi insomma noi puntiamo molto sui giovani, ma anche perché non abbiamo mezzi economici per andare a cercare giocatori altrove e quindi... bisogna crearseli in casa. Esatto, il nostro investimento principale è sempre stato l'allenatore, abbiamo avuto la fortuna di trovare un allenatore bravissimo che coi giovani lavora benissimo e quindi questo è stato così, il valore, certo, aggiunto che ci ha fatto ottenere risultati sicuramente al di fuori dei nostri potenziali di budget. Anche perché, come ricordavi tu, 3 scudetti, 2 under 18, 1 under 21 nel giro di pochissimi anni, penso, certo, che pochi veramente in Italia. Ricordiamo anche, prima abbiamo giocato l'anno scorso, ma abbiamo visto una bellissima partita l'anno scorso ad Aosta, sfumata proprio per un soffio il titolo in finale, come quella di Super, sì, Terni, ai supplementari. Certo. Quindi, che era la seconda, certo, sarebbe stato il secondo scudetto under 21, quindi proprio la ciliegina. E per Terni è stato il primo perché non l'aveva ancora vinto. Chiaro. Invece in juniores ci aveva battuto 3 volte, certo, in finale. E quindi ci si sperava di poterli, no, no, battere, certo, nella finale appunto di Under 21 l'anno scorso ad Aosta, quindi vediamo quest'anno se ce la farà magari l'Asti a ripercorrere un po' le vostre orme. Ha delle ottime possibilità, anche perché oggi il Terni è stata a sorpresa eliminata dalla Canottieri Lazio e secondo me il Terni è una squadra più competitiva. Vedremo cosa succederà. Ce ne sono ancora altre molto competitive, quali Acqua Sapone, Augusta, certo, Caos. Vedremo. Marina, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Spazio 5, ma sarà un mese di maggio molto caldo perché mi dicono che tu hai una sorpresa da farci. Non svegliamo i nostri telespettatori perché siamo tutti ansiosi di vederla. Top secret ancora. Ok, lo staff di Spazio 5 come sempre vi aspetta da Ugo l'Argentino, la terrazza Riva Loro Canavese, per degustare le sue specialità e non solo. Vi ricordo inoltre che è possibile rivedere la puntata in differita e da domani anche sul nostro sito spazio5.it. Vi ringrazio per averci seguito, buon inizio di settimana e rinnovo l'appuntamento alla prossima domenica.